Bene, signore. Sono passate 48 ore da quando Blaskowitz è tornato da Castle Wolfenstein. Questo ci ha consentito di avere il tempo per esaminare quanto ha scoperto. I risultati sono a dir poco sbalorditivi. Per usare un eufemismo, signore. La domanda che vi pongo è questa. Cosa hanno davvero in mente questi nazisti? Beh, signore, francamente non credo che abbiamo le informazioni necessarie a trovare la risposta. Davvero? Non fraintendetemi, abbiamo scoperto molto sulle loro potenzialità. E già questo basta a farmi venire i brividi. Sì, sì. Ma... Sì, Jack? Ci sono due cose che mi inquietano. Esattamente. Cos'è questo cavaliere nero al quale sembrano così interessati? I risultati della nostra ricerca? Niente, vuoto assoluto. Beh, di sicuro c'è qualcosa di più di un delirante desiderio di risvegliare i dei. Qual è la seconda cosa, Jack? La seconda cosa è Deathshare. Abbiamo di fronte a noi l'elemento più pericoloso di tutto il Terzo Reich e non siamo ancora in grado di capire cosa c'entri con tutto questo. Deathshare? Le nostre fonti non lo segnalavano presso la base missilistica segreta a Catamarandi? Proprio così. In effetti al momento il nostro uomo, Blaskowitz, è diretto proprio lì. Davvero? Sì, ha ordine di infiltrarsi e sabotare l'intero complesso delle armi lì. Con un po' di fortuna potrebbe mettere le mani sull'ultimo modello del Cobra. Il razzo sperimentale Cobra? Proprio lui. Molto interessante, signore. Allora, cosa ne pensi, Jack, del fatto che ho detto al nostro uomo di prestare la massima attenzione a qualsiasi indizio legato a progetti riguardanti il paranormale? Penso che si tratti di un'ottima idea, signore. Rodolf, c'è un paracadute impigliato in quell'albero sull'albero. Davvero? Sarà qualche lancio sbagliato della divisione Guardia Nera in addestramento a sud. Succede spesso, ti ci abituerai. Hanno addestramento oggi? Non lo so. C'è un programma da qualche parte. Guardalo se sei così interessato.
consegna per oggi? Credo di sì, non c'è altro in programma. Qualcosa di particolare da segnalare, caporale? Sì, signore. Circa 3 ore fa la vettura di un generale e tutta la scorta sono passate di qui. Poi, circa 1 ora e mezza dopo, sono ripartite. Ah, Death Shed e il suo staff. Una delle sue ispezioni dell'ultimo minuto, non c'è dubbio. La prudenza non è mai troppa. Scusami un momento, caporale. Devo verificare una cosa importante. Attenzione a tutto il personale, il test del razzo V2 inizierà fra 5, 4, 3, 2, 1... Razzo V2 completato. Gli addetti alla telemetria inizino le procedure di calibratura pre-lancio. Attenzione! Gli addetti al rifornimento completino il controllo dei sigilli di sicurezza. Oh.
supervisore della torre di lancio, verifichi la sequenza di sganciamento automatico. Attenzione! Tutti i supervisori al lancio diano l'autorizzazione. Il lancio del V2 inizierà fra 2 minuti. Lancio inizierà fra 1 minuto e 30 secondi. Lancio interrotto. Tutto il personale di sicurezza alla stazione. Achtung! Allarme intruso! Allarme intruso! Squadre di sicurezza, rapporto immediatamente! Soldati, da questo lato!
sparare! La leva sulla destra apre gli sportelli. Però la leva ha qualche problema. Dovrei andare alla stazione dei controlli manuali, sotto la porta della torre. Dentro c'è una manovella, dovrai girarla molte volte, ma le porte si apriranno. Adesso lasciami andare, ti ho detto tutto quello che sapevo.